Ciao a tutti, sono Valentina Cislacchi, ho 39 anni, mi sono laureata in relazioni internazionali ormai tanto tempo fa, sono mamma di un bambino di quasi 7 anni e sono la responsabile di Alice for Children. Allora, ho iniziato a lavorare per Alice for Children dal 2007, quindi da quando è nata, quindi oggi siamo al 14esimo anno praticamente e sono responsabile da più o meno una decina d'anni. Allora, sono stata in Kenya tantissime volte perché ho iniziato ad andare in Kenya nel 2009 e poi da quell'anno, appena sono laureata, vado in Kenya tutti gli anni almeno 4 volte l'anno. La prima cosa che colpisce un occidentale appena arriva in Kenya è che per la prima volta sei tu il diverso. Allora, la cosa che mi piace di più del lavoro con i bimbi del Kenya, dove lavoriamo noi, soprattutto nelle baraccopoli, è il fatto di vedere il loro cambiamento nel momento in cui diventano nostri beneficiari e vengono curati e seguiti come bambini. Quindi li vedi crescere e vedi proprio il cambiamento enorme che avviene in loro grazie al lavoro del nostro staff, al nostro lavoro, grazie alle persone che ci aiutano e soprattutto anche alla forza d'animo di questi bimbi. Alice for Children, essendo che è una media piccola associazione, riusciamo a seguire tutti i nostri bambini come se fossero figli. Gestiamo più o meno 3.000 bambini e di questi bambini conosciamo tutto, quindi li seguiamo proprio come se fossimo tutti una grande famiglia. Allora, il risultato che mi rende più orgogliosa sono i nostri grandoni, cioè i nostri bambini che noi abbiamo visto entrare nel nostro orfanotrofio oppure nelle nostre scuole da veramente piccoli, in classe prima e in classe seconda, e adesso che sono diplomati nelle scuole tecniche alberghiere, hanno fatto la nostra scuola di cucina italiana che abbiamo fondato nel 2018 a Nairobi e che adesso sono nel mondo del lavoro e che sono super fieri di quello che fanno e questa è la cosa più bella. Un aneddoto che mi porto nel cuore, che ce ne sono tanti, però uno in particolare era un anno in cui insomma, ero giù durante uno dei miei viaggi e durante una riunione eravamo ad Andorra, nello slam di Andorra, nella nostra scuola, ed è entrata la nonna di due nostri bambini che erano già ospiti nel nostro orfanotrofio e la sorella più grande in realtà era rimasta con la nonna a vivere con lei in una baracca veramente fatiscente, ma siccome era l'ultimo, in una situazione veramente terribile, ma siccome era l'ultimo anno di scuola avevamo preferito lasciarla con lei. Quel giorno la nonna è arrivata da noi veramente angosciata perché la ragazzina ci ha raccontato che era entrata nelle ultime settimane in una delle bande di criminali adolescenti che esistono nella baraccopoli di Corococe d'Andorra, e lei era finita all'interno di questo gruppo e la nonna era disperata e ci era venuta a chiedere aiuto se potevamo aiutarla a tirarla fuori da lì, e in quel momento è arrivata anche perché la bambina era stata arrestata e lei era riuscita a farla, diciamo, far uscire fuori dalla prigione. E ci hanno chiesto se potevamo aiutarla, se potevamo prenderla e portarla con noi e metterla al sicuro. E noi quel giorno abbiamo interrotto quello che stavamo facendo, abbiamo chiamato i nostri assistenti sociali, abbiamo mandato gli assistenti sociali a prendere la bambina e l'abbiamo portata da noi e poi l'abbiamo inserita subito nel giro di una settimana in una scuola alberghiera fuori però da Nairobi, per tenerla il più lontano possibile dall'ambiente per evitare che la venissero a cercare. Lei in quei giorni ci ha raccontato tutte le cose che lei sono state fatte e che ha dovuto fare, ed è stata veramente un'esperienza molto impegnativa sia per me professionalmente, perché era insomma
nonostante l'esperienza non sia mai abituata a sentire certe esperienze fatte da ragazzine di 13 anni, ma anche per il mio staff. Però siamo molto felici perché poi lei adesso appunto studia e è riuscita ad avere una seconda chance nella vita. È importante perché ogni euro che ci viene donato noi lo spendiamo per i nostri bambini e non sprechiamo veramente neanche un centesimo di quell'euro. Spingiamo tutti i nostri donatori, volontari, genitori a distanza, sostenitori, chiunque, a venire giù a vivere l'esperienza di vedere i nostri progetti, vedere i nostri bambini e vedere veramente quello che puoi fare a questi bambini, come la loro vita cambia. E lo vedi subito, immediatamente il primo giorno.